Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una modifica particolare che ho apportato sulla mia moto, chiamata Stunt Bar. È una barra saldata oppure aggiunta con attacchi sul codino della moto, che serve per fare un po' di stunt, diversi tipi di impennate e anche per avere una maggiore mobilità sulla ruota posteriore, siccome si controlla l'impennata utilizzando i piedi. Ora ve la mostro. Eccola qui. Come si vede è stata fatta su misura per la mia moto. Gli attacchi sono sia al silenziatore che sul telaietto, sia da una parte che dall'altra, per renderlo più stabile possibile. Quindi è persino rimovibile la mia. Devo dire che è stato utilizzato un ottimo materiale, è un alluminio speciale molto più resistente del normale. Il prezzo precisamente non ve lo so indicare, siccome me l'hanno regalata dei miei amici per il compleanno, ma comunque hanno speso abbastanza sopra i 100-150 euro credo. E ora vi mostro un po' di impennate con questa stunt bar. Porto le mani avanti. Al momento io ci metto solamente un piede, siccome non sono uno stuntman professionista, o comunque non sono uno stuntman, ma un ragazzo che vuole diventarlo e quindi si allena il più possibile per migliorare. Ora io utilizzo solo un piede da mettere sulla stunt bar e l'altro lo uso qua sul freno, e non uso l'handbrake perché devo ancora abituarmici. Praticamente quello che io faccio è posizionare il piede sulla stunt bar e anche il ginocchio sulla sella, e dopo, quando si parte in impennata, tolgo il ginocchio e utilizzo il piede e la gamba per direzionare l'impennata e avere più equilibrio possibile. Si deve sfrizionare perché bisogna alzarla a bassi regimi e controllarla a bassi regimi. Metto il piede sulla stunt bar, sfrizionata e via. Si potrebbe anche girare mentre si impenna, non ne sono molto capace, abbiamo qua tutto lo spazio disponibile per farlo. Mi raccomando, utilizzate le protezioni perché se si cade ci si fa male. Quindi devo ancora imparare a girare. Ora vi faccio vedere un'altra impennata con la stunt bar. Io parto in seconda e la tiro su tutto il tempo in seconda, non cambio mai marcia, quindi bisogna avere un controllo col freno. E devo dire che per lo stunt riding è un'ottima modifica, necessaria per diventare dei campioni. Commentate con cosa ne pensate di questa stunt bar. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, seguitemi su Instagram nel link in descrizione. Ogni martedì alle 13.30 e ogni due sabato alle 13.30 vi aspetta un mio video ignorante, e questo sabato rimanete sintonizzati che ci sarà un video con un ospite speciale. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.